quatre consonnes et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma qui m'ensorcelle dans le prénom de Raphaël. Comme il se mêle au A, au E, comme il les entremêle au L, Raphaël a l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour. Du bout des hanches et de son regard de velours, quand il se penche, quand il se penche, mes nuits sont blanches et pour toujours. Et j'aime les notes au coup de miel dans le prénom de Raphaël. Je les murmure. Arte Swing, ho voluto unire questo particolare evento giovane di musica con l'arte appunto pittorica al Teatro Liseo, inaugurazione il 9 aprile. La mostra continuerà poi in galleria, la Galleria Tartaglia. Venite a trovarci. Già la seconda volta, sì, questa è la seconda volta che abbiamo inaugurato e l'altra è dedicata. Perché a me piace sempre trovare delle diverse forme di arte, quanto riguarda poi anche la recitazione, poesia, dunque cerco sempre di unire in qualche modo, per creare questa forma, per creare un'attenzione insomma, ecco, anche sulle opere e entrare poi in un discorso, in un tema. Queste sono le opere di Eliana Re. Eliana Re è probabilmente l'unica artista nell'ambiente pittorico italiano a riuscire a coniugare insieme due tecniche di pittura completamente opposte fra di loro, una tecnica formale e una tecnica informale. Il legame che unisce questi due generi contrapposti ma che allo stesso tempo viaggiano paralleli come su due binari è il colore. È il colore la base della pittura di Eliana Re, il colore che si fonde, che si scinde con le figure e crea il loro movimento e il loro sviluppo. Silvana Frivoli, due opere anche per lei qua in questa collettiva al Teatro Eliseo. Quali opere ha portato? Ho portato due opere, una si riferisce a Giovanna d'Arco, Le Voci, mi sono ispirata alla santa francese. Una ragazza del 400 che riesce da sola a sollevare un esercito e conquistare Orléans. Mi è sembrato un motivo molto valido per poterla dipingere e rappresentare nel momento più tipico della sua vita, quando lei ascolta la voce dello Spirito Santo attraverso un angelo. L'altra invece mi sono ispirata al flamenco, che è uno dei balli più tipici della Spagna. Baby, we got to have a little talk. Gonna have to pack up my thing, I'm gonna walk. You say a dollar goes from hand to hand, but before I see you go from woman to woman, I'd rather drink muddy water. So leave out in a hollow alone. Yes, I would. I love you, baby, but you just won't be fair. I don't believe you know how to be on the square. Now go on and have your fun, and if you must, but before I'll have another man that I cannot trust, I'd rather drink muddy water.
anche due opere di Paola Fiori in questa collettiva Eliseo organizzato da Tartaglia. Quali sono le opere che hai portato qui? Sono due, sono il Cigni e il Dromedario, sono questi due qua. E abbiamo pensato insieme a Tartaglia di portare questi perché con l'attinenza alla musica sono due tele che essendo così sinuose ricordano un po' il movimento e quindi rapportato alla musica. Carlo Giuseppe Zuozzo, anche te sei partecipi a questa collettiva, le due opere che hai portato qui? Sì, sono due opere che, come si può vedere, rappresentano il teatro, hanno come soggetto il teatro. Quindi il teatro dentro il teatro a questo punto. Sì, esatto, era un po' il tema della serata. Io sono un artista che insomma ultimamente sta seguendo un po' le linee dell'arte espressiva. In un primo momento mi sono un po' dedicato all'arte, diciamo così, più tradizionale, quindi accademica. Cioè, qui dopo un periodo di studio ho cercato di liberarmi di queste, perché io ritengo comunque dei limiti. E ho cercato un pochettino di spaziare un po' di più con una maggiore libertà. Just a little bit of-